parola di Dio che ascolteremo in questa seconda domenica di Avvento. E attraverso la liturgia di questa domenica anche noi vogliamo fare esperienza del deserto. Se nella prima domenica di Avvento il Signore invitava ciascuno di noi alla vigilanza, una vigilanza che significa attesa, attenta e gioiosa di colui che certamente verrà e viene nella vita di ciascuno di noi, oggi la Chiesa ci invita a riflettere soprattutto sulla nostra condizione, sulla forza che ciascuno di noi deve avere per attraversare il deserto. Il deserto nel linguaggio biblico indica l'esperienza della fame, della sete, della nudità, ma anche del pericolo, dell'aridità, ma è anche allo stesso tempo il deserto il luogo in cui è possibile incontrare Dio, fare esperienza del Signore. E in questo viene in nostro aiuto una figura mirabile, tipicamente espressione questa dell'avvento, dell'attesa di Dio, ma soprattutto delle esigenze di Dio che vogliono coinvolgere, avvolgere e in un certo senso anche travolgere il nostro tempo, la nostra storia, per renderlo veramente tempo della grazia, un kairos. E allora veramente con Giovanni Battista vogliamo attraversare il deserto, rendendoci conto che il deserto, oltre che essere un luogo, un posto geografico, è soprattutto un tempo e un vissuto esistenziale. Nella vita di ogni uomo e soprattutto del nostro tempo, l'uomo, la persona, le donne, gli uomini sono attraversate da un senso di felicità profonda, e questo nasce perché nel cuore si fa l'esperienza del deserto, dell'aridità, e allora ciascuno di noi è chiamato a superarsi, a trascendersi per cercare il bene che non è solamente un bene possibile, un bene che sembra qualche volta impossibile, è la nostra sete di infinito, per cui ciascuno di noi è capace di qualcosa che allo stesso tempo sente che lo superi, è capace di felicità, e la felicità ha un volto, è Cristo, è Dio. Allora il deserto che noi attraversiamo e che tante volte ci fa aspirare a dei piccoli rigagnoli di luce, di acqua, ci fa forse pensare che sia veramente la nostra felicità qualche piccolo soggiorno in qualche oasi che noi cerchiamo qualche volta di costruire o tante volte di trovare. In quelle oasi, invece di trovarci e ritrovarci, tante volte ci perdiamo perché pensiamo che sia quella la nostra felicità, invece è qualcosa di troppo stretto, di troppo piccolo, che ci fa poi angustiare, che ci fa stringere il cuore, tante volte preso da tante cose, per cui il cuore dell'uomo, il cuore di ciascuno, è, come diceva Manzoni, un guazzabuio, dove c'è una grande confusione, un miscuglio di desideri. Ebbene, tutto questo non lo dobbiamo pensare come qualcosa di negativo, ma è una voce, è la voce di Dio che parla dentro di noi, che ci spinge ad andare oltre noi stessi, per scoprire la felicità, per fare esperienza della parola di Dio, che è veramente quell'acqua che zampilla per la vita eterna, perché nella parola di Dio noi possiamo trovare i pascoli, che veramente soddisfano la nostra esistenza, perché la parola di Dio è una parola eterna che viene ad abitare dentro di noi, a saziare la nostra fame e sete di infinito. E allora con Giovanni Battista attraversiamo il deserto del nostro cuore, facciamoci prendere per mano da lui, da questo grande testimone della fede, questo amico veramente dello sposo, perché lui diventa per noi una voce che ci rimanda alla verità della parola. Lui indica in Gesù la parola di Dio che mai tramonta, il cibo che ci sostenta, ma allo stesso tempo Giovanni Battista diventa per noi un esempio.
un esempio nella essenzialità della vita, e per cui c'è gioia, la nostra gioia tante volte deriva non tanto nel possedere le cose o addirittura nell'avere tanti amici, ma nell'uso che noi facciamo delle cose e nelle relazioni che noi costruiamo con gli amici. Ma allo stesso tempo, ancora, Giovanni Battista diventa un segno, cioè una realtà che ci rimanda ad una realtà ancora più profonda, a Dio di cui lui è indice puntato verso l'alto, lui è la sentinella che ci ricorda la verità di Dio. E allora anche noi, seguendo questa voce, seguendo questo esempio, seguendo lui soprattutto come segno, anche noi possiamo essere in questo nostro mondo luce che rimanda a una luce ancora più profonda, che è Cristo.